Maestro, siamo venuti qui a trovarla per sapere se le andrebbe di rilasciarci un'intervista su questo suo nuovo libro. Si tratta di poche domande. Se non sono troppe, rispondo volentieri. Punto di forza dei suoi libri sono le storie al femminile, talvolta intrise, a mio parere, di una celata misoginia. Perché stavolta ha scelto come soggetto una beata? Innanzitutto vorrei precisare che, essendo state le donne fino ad oggi le lettrici più attente coinvolte dai miei libri, è normale che io rivolga a loro il mio interesse per mettere in evidenza l'importanza della loro funzione sociale. Ed è per questo che, tra queste, ho scoperto la figura, così per caso, della Beata Teresa Manganiello, una donna di rara bellezza spirituale e intellettuale. Cosa l'ha colpita in particolar modo? Mi ha colpito il suo modo di essere santa e allo stesso tempo ribelle alle ingiustizie. Una contadina analfabeta dotata di una straordinaria potenza divina che anticipa concettualità filosofiche e teologiche di alto profilo, da Kierkegaard a Bonhoeffer all'attuale Benedetto XVI. Diverse sono le storie dei suoi soggetti. Questa come la definirebbe? Ma più che una storia la definirei una fiaba. Semplice, breve ma intensa, ricca di umanità, di valori. E proprio per questo, ripeto, di rara bellezza ai tempi d'oggi, no? Ecco, dove il progresso sembra averci fatto dimenticare la nostra natura di esseri umani, Teresa ci conduce per mano e ci fa riscoprire l'essenza, il significato di essere nati. Ha già scelto il titolo per questo suo libro? Ma il titolo dovrebbe contenere un po' l'interpretazione e la riscoperta di una parte di me, di qualcuno che mi appartiene. Beh, se adesso può bastare, io avrei da fare di vedere ancora alcune cose oggi. Comunque, potrete leggerle sul mio libro. E noi non mancheremo di leggerlo. Grazie tante. Buona giornata.